ti fa sentire bene fare un carro grande, però fare una maschera di carattere ti fa sentire meglio, nel senso quella è una tua opera, è ciò che ti rappresenta. Il carnevale mi ha sempre incuriosito da quando sono piccolo. Poi un amico mi ha detto: senti, c'è un posto in un capannone, se vuoi venire ti vuoi affacciare. E io sono entrato nel capannone e non ci esco più. La maschera di carattere è un carro in miniatura, realizzata non da persone con esperienza, ma è realizzata da ragazzi che realizzano quest'opera proprio per dare una loro impronta nel carnevale. Questa maschera di carattere in realtà nasce da un duplice confronto, da una parte con i miei amici, quindi con loro che mi aiutano a fare la maschera di carattere, e dall'altra con i maestri cartapestai che mi danno sempre delle dritte. Ci dicono come si fa la carta, come si fa la colla, come bisogna saldare, ci insegnano tutto dall'inizio alla fine. A me piace fare tutto, però principalmente preferisco realizzare le strutture in ferro e fare la movimentazione dei pupi. Perché il pupo fermo è bello, sì, è vero, però se noi diamo il movimento al pupo, il movimento della testa o il movimento degli occhi, tu rendi viva l'opera. Quindi è un valore aggiunto per me. Più movimenti ci sono, più naturali sono ovviamente, più è viva l'opera.